Con letteratura delle origini intendiamo le prime testimonianze letterarie in volgare, letterario, colto, che precedono il dolce stil novo, una corrente poetica che prende forma e si sviluppa durante la seconda metà del 1200. Testimonianze che si collocano più o meno intorno al XIII secolo nel basso Medioevo. Nell'ambito delle prime testimonianze letterarie in lingua volgare, possiamo distinguere due generi fondamentali, che di fatto sono quelli più praticati e di cui è attestata una produzione piuttosto ampia. Da una parte, la poesia religiosa che si sviluppa in particolar modo nell'area umbra e i cui autori più significativi sono San Francesco con il celebre Cantico delle Creature e Jacopone da Todi. Il Cantico delle Creature, composto da San Francesco nel 1224, è considerato il primo testo che attesta un uso letterario del volgare. Per quali motivi? A differenza di quanto avviene per le prime testimonianze scritte del volgare, che risalgono al X secolo, per esempio i famosi Placiti Campani, la lingua usata da San Francesco è un volgare letterario, creato ad hoc per una forma di comunicazione sicuramente comprensibile al volgo, ma nettamente distinta dalla lingua d'uso comune, colloquiale, familiare. La lingua del Cantico è una lingua facile da comprendere, ma di registro alto, una lingua illustre. Si tratta infatti di uno strumento linguistico composito. Sulla base, costituita dal volgare umbro, si innestano diverse forme linguistiche derivanti dal latino, che era la lingua della Chiesa, e provenzalismi come messor, mentovare, che conferiscono solennità al componimento. Il Cantico è l'unico testo scritto in volgare umbro da San Francesco, che utilizzò per tutti gli altri suoi scritti il latino. La scelta del volgare assume quindi un particolare significato. Il testo era destinato alla preghiera liturgica, per cui doveva essere fruito dal maggior numero possibile di fedeli, per lo più popolani e illetterati, che dovevano essere messi in grado di capire, senza fraintendimenti, il contenuto del messaggio religioso. Propriamente il Cantico appartiene al genere dell'inno religioso, cioè a un testo poetico accompagnato dalla musica e cantato dai fedeli riuniti nelle celebrazioni liturgiche. Ricapitolando, il Cantico delle Creature è il primo testo che documenta un uso letterario non tecnico-pratico della lingua volgare, invece del latino. La lingua del Cantico, infatti, non è la lingua dei primi documenti scritti, ma è una lingua elaborata, frutto della combinazione di più elementi, una base volgare, rappresentata dal volgare umbro, impreziosita da latinismi e da provenzalismi, una lingua adatta alla solennità del testo, ma perfettamente comprensibile al pubblico dei fedeli.